l'ospite del giorno è... È giovedì ed è il 22 febbraio e qua su Radio Linea numero 1, come ogni giovedì, abbiamo con noi la dottoressa Lucia Zamponi. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Buongiorno Freddy, abbiamo buongiorno. Colta un po' di sorpresa. Sì, infatti stavo mettendo il volume giusto del bene. Delle cuffie. L'argomento che la dottoressa ci ha proposto già nei giorni scorsi lo abbiamo accennato e però ha avuto un successo. Sì, moltissime domande, spero di poterle rispondere tutte rispetto alla separazione purtroppo, quindi siamo passati all'incanto dell'incontro, le farfalle che piacciono tanto, questa descrizione piace molto a Freddy, e quindi poi all'amore maturo, come si sviluppa l'amore, l'intesa e la relazione diciamo profonda, il timore della relazione e purtroppo quello che può succedere, anche la separazione. Ma oggi le domande che abbiamo ricevuto rispetto a questo, che è un pochettino anche è stata la stimolazione del nostro post, preservare la genitorialità nella separazione, si può? Intanto inizierei nel rispondere a questa domanda, a questo quesito che abbiamo posto e poi tutte le domande che sono successivamente subentrate. Intanto direi che non solo si può, ma dovrebbe fare. La genitorialità dovrebbe nella fase di separazione restare qualcosa di tutelato e garantito ai figli. Questo potrebbe non accadere, purtroppo, quando una separazione avviene in maniera impetuosa. Quando si litiga, insomma. Esattamente, conflittuale, quindi la modalità con cui ci si separa è anche fa anche da pronostico per la genitorialità. Quanto io più riesco a separarmi in maniera serena e più garantisco il ruolo genitoriale ai figli. Soprattutto accade spesso, purtroppo, ripeto, che i figli vengano inseriti all'interno del conflitto, quindi vengano inseriti e triangolati all'interno della battaglia del rapporto bellico, esatto, coniugale. Cosa accade? Accade che il figlio non solo vive l'evento luttuoso della separazione, ma assiste anche ad un impoverimento educativo, formativo e appunto genitoriale. Quindi sono due i traumi che vanno ad inficiare, diciamo, la crescita e l'evoluzione del figlio, cosa che si dovrebbe evitare. Come? Ci sono delle modalità, anzitutto, se la relazione è altamente conflittuale, io dico sempre meglio rivolgersi a dei mediatori che fanno appunto da filtro e in qualche modo vanno a mitigare queste conflittualità piuttosto accese. Se ci si riesce da soli, ovviamente ben venga, attraverso la comunicazione dei due e garantire lo spazio equo di entrambi i genitori. Quindi a livello proprio pratico, che cosa dovrebbe succedere? Che il tempo che il figlio passa successivamente alla separazione con il padre e la madre, più o meno, dico Freddy, perché poi immagino gli impegni e le situazioni che avvengono all'interno sono diverse, però comunque non negare il tempo trascorso con uno dei due genitori, perché se è vero che la coppia coniugale sta in rotta, quindi sta al suo epilogo, la genitorialità dovrebbe invece rimanere più viva che mai, sempre, fino a quando appunto il figlio esiste, e sappiamo che l'accompagnamento educativo è sempre una buona forma di sviluppo e di crescita. Non è facile questo? Non è facile, però è un impegno che io ad esempio in terapia con le mie coppie chiedo apertamente e vivamente, perché poi una volta finito il momento della rabbia, no? del conflitto, rimane questo figlio che ha perso del tempo educativo e genitoriale, e se poi attraversa il figlio un momento delicato come l'adolescenza, i genitori sono talmente presi alla modalità di separazione spesso conflittuale che non badano a quelli che sono magari i sintomi di disorientamento, di devianza a volte purtroppo del figlio. Quindi sempre riportare l'obiettivo sulla genitorialità, quindi tempo equo per entrambi i genitori,
altra cosa fondamentale, non screditare il genitore, l'altro genitore, quindi di fronte al figlio cercare di mantenere un profilo funzionale senza l'abnegazione, la denigrazione dell'uno e dell'altro, perché sembrerebbe che chi si impoverisce, no, è l'altro genitore a cui viene date delle indicazioni contro, diciamo, sì, contrarie, ma in realtà chi perde è il figlio, perché acquisendo quella nozione negativa dell'altro genitore perde un riferimento. Quindi questa è un'altra cosa molto importante, essere allineati da un punto di vista educativo. A volte i genitori che sono in separazione, pur di farsi, diciamo, ecco, un po' i dispetti l'uno, sì, all'altro, soprattutto se è avvenuto un tradimento, una modalità brusca di separazione, anche se si è d'accordo con l'altro genitore su, non so, faccio un esempio, uscire con un amico piuttosto che avere il cellulare, anche se si è, diciamo, in accordo, cosa succede? Pur di fare il dispetto all'altro si perde di vista l'obiettivo educativo e si va per forza di cose in opposizione a quello, al diktat dell'altro genitore. Ma ripeto, chi perde in questa battaglia è sempre e solo il figlio, perché poi nel momento in cui ci si riallinea, ci si riequilibra, quello che è stato inficiato maggiormente è il figlio, e quella e quel vuoto poi è difficile andarlo a recuperare. Quindi è molto importante che nella fase di separazione ci si riallini sempre su un punto di vista educativo. Senta, dottoressa, mettiamo, sì, la prima canzone che ha scelto, sì, lei, sì, i famosi Zamponi Sons, sì, sì. E poi torniamo con le domande, sì, che gli ascoltatori gli hanno posto. Okay. Tra poco. Radio Linea numero 1, perfetta in radio, in TV o sul tuo smartphone. Radio Linea numero 1, la radio che ascolti. Questo, Freddy, è un esempio di come può finire una relazione in maniera serena, no? Quindi un'accettazione, ma purtroppo alcune volte questo non avviene. Quindi prima di passare dall'accettazione e la rassegnazione di un amore che finisce, c'è bisogno di tempo, soprattutto se è uno dei due che ha deciso di far finire la storia, o comunque che non sente più di essere all'interno di una relazione. Cioè un tempo di per metabolizzare il cambiamento e effettivamente per dirsi ognuno vada per la propria strada. È questo il momento più difficile per mantenere la genitorialità, il momento in cui l'uno dei due si deve un po' abituare ad una nuova vita, e il figlio è quello che generalmente viene inserito e viene considerato un'arma contro l'altro, insomma, ecco. Quindi per non fare questo è importante che o si venga aiutati in qualche modo da un professionista, oppure riuscire ad utilizzare altre strategie per metabolizzare e altre strategie per poter far fronte a un dolore che inevitabilmente da ambe le parti c'è e si prova nella fase di separazione. Ma, nella sua esperienza, quante, sì, sono le coppie che, diciamo così, capiscono e quindi fanno un po' le cose per i figli? Allora, purtroppo la percentuale è minore, però non voglio essere catastrofica, perché ovviamente questo è un mio caso e non lavoro in un grande centro, lavoro in un piccolo centro, per cui la percentuale è minore rispetto a chi invece purtroppo in una fase iniziale utilizza il figlio come merce di scambio e come merce, appunto, di scambio affettiva, emotiva e arma per combattere e per andare un po' contro all'altro genitore, per punire. Però devo dire che è un tempo limitato, questo mi sento di dirlo, nel senso che questo utilizzo del figlio avviene in un primo tempo, poi più passa il tempo, appunto, più passa il periodo di accettazione e più il figlio rientra all'interno di una condizione funzionale. Però devo dire che meglio che
non ci sia proprio per niente questa fase, no? Perché immaginiamo il bambino che non solo si vede i genitori separarsi, ma si sente anche tirare da una parte e dall'altra, e le funzioni genitoriali in questa dinamica conflittuale iniziano, diciamo, a impoverirsi. Tornando alla domanda principale, si può e come, un'altra domanda che mi è stata posta, come si può garantire la funzione genitoriale nella separazione? Con il tempo equo entrambi, e l'abbiamo già detto. Allinearsi da un punto di vista educativo, e una cosa molto importante, nel momento in cui si hanno degli spazi distinti, è molto importante che il figlio, a seconda poi dall'età, ovviamente avrà uno suo spazio, abbia uno spazio personalizzato in entrambi gli ambienti, quindi casa del padre, la sua situazione, no? La cameretta, dove dovrebbe trovare il suo ambiente personale in entrambi i contesti, in modo da favorire il tempo distinto in entrambi i casi. Il massimo, Freddy, sarebbe come fanno i VIP, dove sono i genitori che si spostano, ma lì significherebbe avere tre case, e mi rendo conto che non è sempre possibile. Comunque si può anche fare in questa maniera, avere uno spazio personalizzato, individualizzato in entrambi i contesti. Questo non è facile, ma soprattutto per chi magari soffre economicamente della separazione. Però avere, quindi... questo ok, però avere una cameretta personalizzata, uno spazio personalizzato in entrambi i casi si può bisogna farlo. Invece accade spesso che si ha questa familiarizzazione, questa personalizzazione con la casa familiare, quindi dove in genere resta la mamma con il figlio, e l'appoggio tra virgolette con il padre. Io invece consiglio di trovare questa familiarità e questa situazione personalizzata anche nella casa paterna, perché simbolicamente rappresenta il rafforzamento della funzione genitoriale paterna. Un'altra domanda alla quale vorrei rispondere, perché mi sembra indicativa e l'ho sentita porre diverse volte: è giusto dare delle spiegazioni sulle cause della separazione ad un figlio? Allora, direi di addentrarsi nei dettagli no, nel senso che il livello del figlio dovrebbe rimanere e essere garantito sempre, però non negare la situazione e non dare la possibilità al figlio di prepararsi a quello che è l'evento di cambiamento, è comunque, anche questo è disfunzionale. Cioè, dall'oggi al domani il figlio non può assistere senza un periodo di preparazione, perché i genitori si sono preparati ed è giusto che anche il figlio si prepari. Quindi nel momento in cui la coppia sceglie ed è sicura del passo della separazione, è bene che entrambi comunichino al figlio di quello che sta avvenendo, rendendolo partecipe, ovviamente filtrando l'informazione e calibrandola a seconda dell'età del bambino, rassicurandolo che a livello genitoriale la situazione non cambia. Quindi affrontare una separazione si può, ma la si deve gestire con intelligenza, e soprattutto la si deve gestire al fine ultimo, anzi primo ed ultimo, del bene del figlio, garantire la genitorialità anche comunicandola, non solo agendola, ovviamente. So che altre curiosità. Sì, altre due. Allora le domande facciamo tra poco, dopo la pausa, la conclusione della dottoressa Lucia Zamponi qua su Radio Linea numero 1. Allora, per smentire tutti quelli che dicono che le canzoni che sceglie la dottoressa Zamponi qua su Radio Linea numero 1 sono tutte melense, questa invece è allegra, e soprattutto è un inno alla paternità, perché dicevamo poco fa appunto con te, Freddy, che la funzione paterna, dalle ultime ricerche che sono state fatte, dalle statistiche che si sono rilevate, la funzione paterna nella separazione è quella che viene maggiormente colpita, e io invece vorrei sottolineare l'importanza della funzione paterna nella crescita di un figlio, sia che si tratti di femmina, maschio, quindi è importante
importante che la figura paterna venga garantita e non eccessivamente colpita e mutilata, sia nella funzione economica ma nella funzione educativa. La mamma insegna ad amare e il padre a vivere, diceva un famoso pedagogista. Pedagogista. Ed è, e credo fermamente in questo, nella crescita di un figlio è importante avere la forza che soltanto, o meglio, nella maggior parte arriva dalla funzione paterna, quindi il coordinamento di entrambe le figure genitoriali è assolutamente indispensabile nella crescita. Un'altra domanda a cui vorrei rispondere, perché un po' mi aiuta a completare l'argomento di oggi: se un figlio vuole stare con un genitore piuttosto che un altro, come ci si deve comportare? Intanto chiedersi perché. Perché un figlio voglia stare quasi esclusivamente con un genitore piuttosto che un altro, e probabilmente in quella fase di conflittualità, in quella fase di rottura, c'è stato un inquinamento delle funzioni genitoriali, un inquinamento di ruoli. A volte non ci rendiamo conto, ma parlare male del partner in un momento di rabbia è normale, ma farlo in maniera sistematica fa credere al figlio che effettivamente il padre o la madre, a seconda di chi è stato inquinato, è indebolito nella propria immaginazione, nel proprio pensiero. Quindi intanto chiarire che cosa spinge un figlio a non riuscire a stare con un genitore, che cosa si è andato ad inceppare, quale funzione, quale sistema, e poi, una volta capito questo, riallinearsi sull'importanza di avere entrambi i genitori. Sai Freddy, a volte inorgoglisce un figlio che dice voglio stare solo con te mamma, voglio stare solo con te papà, soprattutto se c'è una guerra in atto, ma non ci rendiamo conto che a volte questo è una manipolazione del figlio, soprattutto in età adolescenziale. Il figlio che in genere vuole stare solo con un genitore è perché ne trae a volte il beneficio, o perché non c'è mai, o per, non lo so, la metto lì, cioè, però a volte l'adolescente è paraculaggine questa, no? E cadere in questo in questa trappola manipolatoria tipica dell'adolescente, adesso parlo dell'adolescente, è molto facile, soprattutto perché si è presi dal proprio egoismo, no? Di orgoglio di essere il vincitore, il genitore vincitore. In realtà è una nostra illusione, ed è importante invece ritrovare l'allineamento genitoriale, e anche se questo significa mettere un po' da parte l'orgoglio, ma lo si sa, l'atto d'amore per il figlio avviene anche attraverso il posticipare quelli che sono un po' i propri bisogni. E concluderei con un'ultima domanda: cosa succede se non racconto e non descrivo la separazione a mio figlio, rispetto alla domanda che mi è stata posta prima? Cosa succede? Succede che il figlio potrebbe immaginarsi qualcosa di ancora più catastrofico. Voglio dire, se non si spiega cosa sta accadendo e questo si riverbera nel tempo, non facendo capire molto la situazione, il figlio non chiede, e se non chiede non viene a lui spiegato, e il rischio è quello che inizia a fantasticare delle cose che non esistono, e a volte l'immago, quindi l'immaginazione, risulta più catastrofica e dannosa, appunto perché è irreale. Quindi questo potrebbe accadere, sì, bisognerebbe. ovviamente filtrato e calibrato a seconda dell'età del figlio. Bene, allora spieghiamo una cosa, visto che poi arrivano tantissime domande. Noi pubblichiamo sempre, anticipando l'argomento che tratta di volta in volta la dottoressa Zampori, sui nostri social, sui suoi. A me scrivono infatti ad Instagram quando il lunedì, il martedì pubblichiamo l'argomento. Ecco, non c'è la dottoressa su Facebook. Ancora... non ci sarà mai probabilmente, però cercatela ancora su Instagram. Ancora no, ma mi attiverò. Lucia Zamponi, e poi ponete le domande, oppure in diretta, poi è difficile perché noi, insomma, lei ha bisogno di tempo per dare una risposta esauriente. Quindi però grazie. Se lo vogliono fare anche in diretta non è un problema. Però qualche ora prima, visto che poi noi lo diciamo spesso. Senta dottoressa, l'ultima cosa, visto che poi adesso si sparge la voce della scelta delle sue canzoni, le faccio sentire questo messaggio proprio a proposito, visto che abbiamo terminato. Prego. Acquista anche tu una compilation Zamponi Song. Ti verrà regalato sgabello con corda per i momenti più tristi. Per chiudere questa. Lo faremo.
questo argomento. Glauco, lo faremo. Va bene. Lo faremo felicemente. Grazie alla dottoressa Lucia Zamponi. Grazie il giovedì a voi, qua su Radio grazie a voi. Numero 1. Buona giornata. Invece di vedere i soliti canali televisivi, metti il canale 76. C'è Radio Linea TV. La migliore alternativa, perché Radio Linea numero 1 è la radio che ascolti e vedi.